introdotto questo argomento su diciamo l'immigrazione, anche perché vorrei un parere dal vicepresidente Paolo Armenio, proprio per, dato che ha una sensibilità da confindustriale, in più lavora anche nel campo della formazione, e vorrei capire l'inserimento dell'immigrato straniero nel mondo del lavoro. Vicepresidente, si riesce in qualche modo? Ci sono persone sufficientemente referenziate? Che cosa riuscite a fare voi per l'inserimento di queste persone, o non è utile, diciamo, per le strategie aziendali? Ma allora, io su una cosa concordo con l'onorevole sul fatto che comunque l'immigrazione clandestina, come tutte le cose che non rispettano le leggi, vanno combattute assolutamente, perché comunque deve essere una regola di vita, non solo per l'Italia ma per tutto il mondo. Dall'altra parte però stiamo assistendo a un momento in cui le aziende hanno veramente una grande penuria di manodopera specializzata e non, perché non c'è solo quella specializzata, anche quella non specializzata, soprattutto riferita anche a certi mestieri che, diciamocelo chiaramente, gli italiani non vogliono più fare. Allora, sulla natalità mi sa che non è che possiamo far molto in questo momento, cioè, o perlomeno in tempi brevi. Molto dura. Molto dura, però possiamo incominciare a parlare del medio-lungo, perché si possono fare delle operazioni immediate e delle operazioni di medio-lungo termine. Allora, sul lungo termine, se vogliamo aumentare la natalità, dobbiamo incominciare a parlare di incominciare a fare una politica seria della famiglia. Oggi in Italia non c'è una politica per la famiglia, ovvero è inutile che ce lo veniamo a raccontare. La gente preferisce stare a casa ad accudire il nonno, la mamma, lo zio, perché se... Allora, non ha ricettività per quanto riguarda lo Stato lo assiste molto poco in questo momento. Ci sono dei costi tali per assistere queste persone che conviene stare a casa piuttosto che andare a lavorare. E questo è un tema, secondo me, di medio-lungo termine. Domani cosa succede? Beh, allora, incominciamo ad intercettare tutti questi flussi che di persone che arrivano, ma non dico con i barconi, riattiviamo i flussi regolari, non è che dobbiamo non regolarizzare questa gente qua, vedere chi arriva e come hanno fatto in tutto il resto del mondo, questa gente deve essere regolarmente integrata e deve incominciare ad accedere al mondo del lavoro con delle specializzazioni. Oggi, se voi andate a vedere nelle nostre città, l'Ipsia oramai sono vuoti, e comunque il personale che esce da questi istituti sono ancora molto ricercati, perché l'operaio specializzato viene oggi ricercato dalle aziende. Quindi dobbiamo assolutamente incominciare a fare dei ragionamenti seri e non di partito, che sia. Bisogna incominciare a mettere a sistema queste persone, perché questo è l'unico sistema, perché anche se piccola la crescita, molte delle nostre aziende stanno rinunciando a delle commesse proprio perché non hanno personale. Chiarissimo, chiarissimo. Allora.